problemi persistono a San Paolino, anche se non sono problemi eccezionali, ma sono problemi che comunque influenzano il modo di vivere, le condizioni di vivere delle persone. Partiamo dalla semplice manutenzione delle strade. Ci dicevano per esempio i residenti che abitano in via Montagnoli che hanno più volte segnalato la necessità di un intervento per delle riparazioni sulle strade, ma che nonostante i loro continui interessamenti non sono riusciti a ottenere le riparazioni che volevano. Hanno anche fatto ricorso a una richiesta scritta raccogliendo delle firme, ma allo stato attuale le riparazioni non sono state ancora effettuate. Ecco, sono delle cose che comunque infastidiscono non poco i residenti, perché si cerca di collaborare con l'amministrazione, magari segnalando quali sono i problemi, gli interventi da effettuare, ma se le segnalazioni non segue poi un riscontro concreto, diventa molto difficile. Ecco. Inoltre ci sono anche dei problemi di episodi di inciviltà che si susseguono Ecco, ogni sera. sugli episodi di inciviltà probabilmente bisognerebbe incidere in maniera più sostanziale, anche perché gli episodi di inciviltà evidentemente derivano e vengono incoraggiati dal fatto che i residenti lamentano una scarsa presenza sul territorio di controllo da parte, per esempio, delle forze dell'ordine o della polizia municipale. A fronte di tante richieste di intervento per l'ordine pubblico, c'è comunque uno scarso interesse, almeno fino alla data odierna. I residenti non vogliono assolutamente che passi il messaggio che San Paolino debba essere assolutamente una zona franca dove potersi ritrovare indisturbati la sera a bere e schiamazzare per strada senza che questa attività sia sanzionata o comunque repressa. Lo dimostra il fatto, per esempio, che ci sono alcuni condomini che avevano all'interno delle panchine in muratura, come per esempio il condominio di via Prata, che ha rimosso addirittura queste panchine per non dar modo ai ragazzi di costituire dei veri e propri bivacchi, ma poi alla fine i risultati sono scadenti perché i ragazzi comunque si siedono comunque per terra e vanno avanti. La cosa impressionante è guardare e rendersi conto anche l'indomani mattina di quante bottiglie di birre superalcolici vengono poi lasciate. Adesso, se c'è un regolamento comunale che vieta di bivaccare per strada bevendo alcolici, forse sarebbe il caso che questo regolamento comunale venga fatto rispettare. E poi c'è anche l'annosissima questione del completamento di Corso Bazzoli. Ecco, la questione del completamento di Corso Bazzoli è una cosa che veramente ha dell'incredibile, è una strada che dovrebbe congiungersi a Via Serenissima e che è fortemente richiesta e desiderata dal quartiere e anche dagli operatori commerciali del quartiere, perché potrebbe rilanciare non solo l'economia, ma anche il fatto che nel quartiere possono trovare posto anche finalmente dei servizi, come per esempio una farmacia, un supermercato, un ufficio postale. Ecco, molte di queste attività sono legate al transito, alla presenza delle persone che possono esserci. Corso Bazzoli con il suo completamento e per il collegamento con Via Serenissima mancheranno sì e no 100 metri.